TRS, dentro la notizia. Ciao amici di TRS Radio, siamo qui nel piazzale del palazzetto, siamo a Saluzzo. Perché? Perché siamo venuti a toccare con mano quello che è questo DJ Guinness, ovvero questo World Record Attack di Faber Moreira, che dal 15 al 26 maggio sta cercando di battere il suo record personale di 206 ore di musica senza interruzioni, che aveva accumulato nel 2022 all'interno delle caserme Mario Musso. Ecco, il suo obiettivo è arrivare a 240 ore di musica. Come sarà possibile tutto questo? Beh, grazie anche a un grande staff, a una grande organizzazione, per far sì che lui non si senta mai solo, non sia mai solo, che abbia comunque delle persone che in qualche modo continuino a ballare, perché ricordiamo che questo Guinness World Attack, questo Guinness World Record, sarà effettivamente ufficializzato solo se tutte le regole saranno messe in pratica. Una di queste è che ci siano sempre almeno 10 persone a ballare sotto il palco giorno e notte. Lui in tutto questo ha 2 ore al giorno che comunque vengono conteggiate, ma in cui queste 2 ore si può riposare. Ma dove si riposerà Faber Moreira? E allora, se venite con noi, lo scopriamo prestissimo. Che ha pensato veramente a tutto Faber Moreira per far sì che, insomma, chi viene a sostenerlo possa anche trovare un pochettino di relax come questa spiaggia. Vero è che in questi giorni forse la spiaggia qui non è proprio il massimo, non si è utilizzata tantissimo, però devo dire che questo mi attira. Magari alla fine mi siedo qui e prendo un cocktail per brindare a Faber Moreira, che vi ricordo fino a questo momento è riuscito già a superare il suo record personale, ma ancora qualche ora lo separa da superare quello che saranno le 240 ore. Siete curiosi? Io sì, tantissimo, perché è vero che lo vediamo qui fuori, ma insomma, una cosa è vederlo da fuori in uno schermo e una cosa è vederlo dal vivo. Entriamo. Non sono mai stata così vicino ad un palco, nonostante, insomma, di concerti ne abbia visti. Siamo sempre al World Record Attack e noi siamo qui con dietro lui Faber Moreira. Come vedete, provato sì, ma in realtà mi raccontavano, insomma, che è in grande forma per dare il meglio di sé nelle ultime ore che lo separano a queste 240 ore di musica ininterrotta da 10 giorni. Un grande artista che per molti DJ, anzi per tanti DJ, ha segnato veramente quella che è stata anche un po' l'avvio della professione diventare DJ, vinili, ma non solo, perché poi Faber ha veramente spaziato in qualsiasi campo e genere musicale, che sta riproponendo qua in questi 10 giorni, anche in base agli orari in cui, insomma, sta mettendo musica. Il bello è vedere che c'è anche un palco allestito, perché Faber, come dicevamo, 2 ore le deve dormire, le dorme proprio là dietro a quella sedia bianca. Ecco, c'è il suo letto, un allestimento curato da Sereno Mobili e naturalmente i vinili che fanno un po' come se fosse la sua casa e la sua camera. Tutto questo per un grande recordman che speriamo, insomma, di festeggiare, ma naturalmente noi speriamo di festeggiare poi da noi in via Sant'Andrea 20 a TRS Radio. Allora, siamo entrati all'interno per vedere un po' questo World Record Attack, ma soprattutto il protagonista. Che cosa ha studiato per far sì che sia una grande festa? In realtà di feste a piccoli passi ce ne sono già stati. E vuoi non incontrare qui dei DJ? Assolutamente no, tra questi anche il direttore artistico, DJ Don Calo. Ciao intanto.
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, io sono curiosa, effettivamente è un mondo che è vicino in quanto radio, ma è anche un po' distante da me. E quindi mi ha colpito questa, sia questa organizzazione, ma anche il perché si vuole in qualche modo battere un record. Allora, i record, io dopo che ho visto Faber, li batti per puro piacere personale. E per soprattutto per restare indimenticabile. Chi di noi non vuole restare indimenticabile ai posteri? E il miglior modo in assoluto è quello di battere un record. E soprattutto renderlo irraggiungibile. Renderlo irraggiungibile, questo è sicuramente uno degli obiettivi. L'obiettivo come direttore artistico invece qual è? L'obiettivo come direttore artistico è che tutto quadri, che non ci siano problemi, che non ci siano interferenze con Faber, che non ci siano problemi tecnici, quindi siamo perennemente in contatto tra i tecnici, dietro il palco, i testimoni, in modo tale che riusciamo a comunicare qualunque cosa possa succedere attorno a Faber e non fargli captare il problema soprattutto, quindi andare a prendere il problema prima che nasca. Assolutamente, sicuramente è difficile mettere in piedi un'organizzazione del genere, anche perché dicevamo sono 10 giorni, giorno e notte, quindi anche lì l'alternarsi di persone che comunque devono sempre essere presenti, anche perché, lo ricordiamo, ci sono delle regole che devono essere rispettate. A chi chiede, ma non ci sono i giudici? No, in realtà ci sono, perché sono collegati attraverso delle webcam. Esattamente, oltre a questo vengono mandati dei backup di riprese, video e audio ogni X, in modo tale che loro possano comunque già iniziare all'inizio del record a visionare quello che sta succedendo all'interno. Il giudice ci sarà in presenza, un giudice del Guinness World Record sarà in presenza sabato 25, quindi domani, per poter certificare in diretta il record del mondo di Faber. Quindi sì, ci saranno, loro ci sono, sono silenti ma ci sono. Sono silenti, ci sono. Prima di passare la parola invece al tuo collega DJ che conosciamo molto bene, anche a Savigliano, ti chiedo ancora una cosa. Tu hai detto, insomma, non bisogna far sentire a Faber se mai ci fossero dei problemi. Ma il problema più grosso cos'è? Che il pubblico cerchi di avvicinarsi a lui per fare delle foto o diversamente problemi tecnici? Allora, il fatto del pubblico che vuol fare delle foto è penso che sia il minore dei problemi, però per fortuna abbiamo trovato gente educatissima che ha capito quello che è l'impresa che sta facendo Faber, quindi con l'entusiasmo entri Faber alle 5 del mattino, capiscono effettivamente che forse è un po' troppo, un po' too much come si dice, ok, quindi rientrano esattamente nei ranghi come sono entrati, quindi su quello nessun problema. Parliamo di problemi tecnici perché nonostante lui sia lì da 211 ore 33 minuti, la sua testa gira tantissimo, quindi lui si preoccupa e vuole capire se tutto sta funzionando al meglio, quindi anche lì si capisce la forza di volontà e che lo stato d'animo di Faber è quello del recordman, perché una persona normale non ce la farebbe. Assolutamente, e sottolineo una persona normale. Quanto sei normale? Intanto dai, lanciaci il tuo nome. Io sono Mauro Porrera, qualcuno mi conosce come Edgar Gallan. Come voi sono un savigliano in trasferta, aiutare Faber in questi giorni difficili, ma sicuramente positivi, sicuramente belli. Sono 16 giorni soprattutto per lui pieni di soddisfazioni ed è giusto che sia così, ecco. Assolutamente, parlando di DJ, Faber, lo specifichiamo, utilizza vinili, una cosa forse anche, non dico insolita, ma insomma il DJ di adesso cerca di avere tutto un pochettino più liquido. Assolutamente sì, lui secondo me, come diceva Calo prima, il discorso un po' della gloria, non lasciare così i posteri, il fatto di aver voluto anche fare in vinile ricorda un po' quella poesia di fare il DJ, no? Quindi il solco sporco che batte sulla puntina, quindi si crea un po' questo romanticismo musicale dietro, e poi vabbè c'è proprio la bellezza del cambiare da un disco all'altro e via dicendo, quindi secondo me è stata una scelta molto molto azzeccata la sua. La difficoltà più grande forse, penso, al di là di essere sempre presente e pensare che tutto vada bene e al di là di utilizzare il vinile, e so che un'altra regola è quella che lui non può utilizzare lo stesso vinile. Per un DJ com'è possibile? Cioè, a priori, secondo te, lui si è preparato quindi queste scalette contando anche il tempo per poterle inserire?
Assolutamente sì, ne abbiamo parlato, lui è stato parecchi weekend chiuso in casa a ascoltare un vinile dietro l'altro, dividersi lì per diciamo orari della giornata, quindi magari partiamo al mattino che siamo un pelino più cantati, un pelino più disco, alla sera si va un pelino più techno magari. E ovviamente il nostro compito da testimone è assicurarci che poi il disco non venga ripetuto, consigliargli quando magari non vede bene, giustamente c'è anche una certa stanchezza addosso, però sì, c'è stata una preparazione lunghissima prima a casa. Se vedeste quanti vinili sono là dietro vi mettete le mani nei capelli, anche perché si parla di 40 anni di collezione, quindi potete immaginare. Gli amanti veramente della musica in generale 360 gradi, perché non venire, che avete ancora fino a domani, no in realtà fino a domenica, perché poi ci saranno anche altri artisti che insomma si susseguiranno su questo palco, tra lui anche il dietro ai quali anche il direttore artistico mi fanno segno, e quindi insomma sarà una grande festa. Grazie, e soprattutto per l'impegno, ma per la bellezza di portare non solo un World Record Attack qui in provincia di Cuneo, ma sicuramente portare quello che è lo spirito della musica e non solo del DJ in sé. Faccio un appunto, Faber ha portato del romanticismo, perché io stamattina ero qui, c'era anche Mauro, alle 5 del mattino, perché ha battuto il record ufficiale Guinness dei primati delle 200 ore di Norberto Loco del 2014, l'ha battuto questa notte alle 5. Io ero qui già dal mattino, ed essere qui alle 4 e un quarto in 30 persone, ma poi vedere alla spicciolata che ne entrano 400 che si sono messi la sveglia per vedere il record di Faber, se non è romanticismo questo, direi che non c'è nient'altro. È stata una roba emozionantissima. E lo sarà ancora sicuramente domani per le 240 ore. Ariele, noi facciamo un giro perché facciamo vedere tutto quello che succede sul palco, naturalmente con Faber Morera. Anche Faber è andato a dormire e quindi noi ci mettiamo qui in questa bellissima spiaggia. E naturalmente cosa diciamo, Ariele? Beh, Faber, ti aspettiamo in radio in via Sant'Andrea 20, mi raccomando, perché dobbiamo brindare con te al tuo ennesimo successo, al tuo ennesimo World Guinness Attack, World Record Attack. Rifacciamo, va. Rifacciamo. Bene, allora abbiamo deciso che visto che Faber è andato a dormire, sì, prendiamo un attimo di pausa. Aspetta, scusami, è Guinness World Record, è il suo World Record Attack. Ma lo dici tu, va. Ok, ripartiamo? Vai. Bene, visto che Faber è andato a dormire, ok, giustamente, ha bisogno di riposarsi, anche noi ci riposiamo perché insomma tanto è ancora il lavoro da fare. Oh. Sicuramente Ariele, allora che possiamo dire? Ce la farà? Secondo me sì, assolutamente, ce l'ha già fatta, bisogna solo attendere il responso dei giudici domani sera, che glielo daranno o non glielo daranno il record, noi siamo sicuri. Però Faber, noi ti aspettiamo in radio, ti aspettiamo anche per che così ci racconti un po' di aneddoti, di chicche che hai vissuto in questi lunghi 10 giorni. Assolutamente sì, quindi insomma in bocca al lupo, anche se non hai più bisogno, ma grazie perché hai riportato la voglia di fare musica, non solo coi vinili, ma hai riportato anche tanti DJ che magari hanno anche, come si dice, appeso il vinile al chiodo, a ritornare un po' a quello che è stato il loro appuntamento con la musica. Quindi grazie, ti aspettiamo a TRS Radio. Ciao a tutti e Faber, ti aspettiamo.